Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Una circolazione fresca e instabile andrà sviluppandosi tra l'Adriatico e i Balcani, con rovesci temporali tra l'Appennino e il versante Adriatico, nelle zone interne del sud Italia. Il sole continuerà tuttavia ancora a prevalere soprattutto sulle estreme regioni meridionali. Temperatura in deciso calo anche di 8-10 gradi, più sensibile sul versante Adriatico. Ma andiamo a vedere ora nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per il 25 luglio. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio più nubi sulle zone interne con rovesci temporaleschi anche intensi tra Daunia, Foggiano, Murge Baresi e Potentino, in estensione nell'arco del pomeriggio anche alle coste. Possibili rovesci fin sul Brindisino nel tardo pomeriggio e sera. Attenzione ai possibili fenomeni molto intensi come grandinate e forti colpi di vento. Cieli nuvolosi sul basso Salento, in serata graduale miglioramento del tempo su tutto il territorio. Per quanto riguarda le temperature, saranno in diminuzione, specialmente nei valori massimi, con tendenza a graduale calo nel corso della giornata. Ancora punti di 32 gradi sulle aree ioniche e Salento, punti di 30 gradi altrove. Venti moderati con locali rinforzi dei quadranti occidentali. Mari da poco mosso a mosso l'Adriatico, da mosso a molto mosso lo Ionio. E per la consueta foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Marco Schito, nonché fotografo professionista, che ha immortalato l'ormai famosa Isola del Cuore, nel Salento a Porto Cesario, vicino a Torre Chianca. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.